Fratelli carissimi, celebriamo oggi questa festa così importante che apparentemente sembra lontana dalla nostra vita di tutti i giorni, come un fatto di cronaca, come l'epilogo terreno del nostro Signore Gesù Cristo, sì, che noi possiamo celebrare in quanto riguarda Lui, riguardava Lui, riguarda Lui, e la Chiesa celebra tutto ciò che riguarda il suo sposo. Ma proprio perché riguarda il suo sposo, il nostro sposo, riguarda noi, che siamo indissolubilmente legati a lui. Nulla di Cristo ci è indifferente, anzi molto di più. Nulla di Cristo non ci riguarda, tutto di Cristo ci riguarda. Tutti i padri hanno sempre ribadito questa verità profonda, che tutto ciò che è di Cristo per natura è nostro per partecipazione, per essere stati adottati in lui come figli dello stesso padre. Tutto quello che è del padre e del figlio e tutto quello che è del figlio è nostro, che siamo in lui, che viviamo in lui, che viviamo in questa intimità profonda. Per questo l'ascensione del nostro Signore Gesù Cristo riguarda tutti noi. È una parola di Dio, vuol dire un fatto storico che diventa parola, che diventa annuncio, che diventa profezia per tutti noi oggi. Cioè oggi ci viene profetizzato quello che è stato realizzato e compiuto in Cristo storicamente. Profetizzato significa che ci viene annunciato, significa che si compirà e si sta cominciando a compiere in noi e illumina la nostra vita. Questa è una profezia, una luce potente su ciò che sta accadendo a tutti noi. Cioè significa che la vita che tu stai vivendo oggi, quello che stiamo vivendo oggi tutti noi, le situazioni della nostra famiglia, della nostra vita concreta, reale, anche questa situazione, questa pandemia, tutto questo che questa precarietà, tutte queste difficoltà, le sofferenze, i dolori, la crisi economica, la precarietà totale, anche la paura che abbiamo tutti di tornare a stare rinchiusi, tante precauzioni, tutto quello che stiamo vivendo. Tante cose che ci sfuggono e che probabilmente sono più grandi anche dello stesso virus, tutto questo è dentro questa parola. Perché questa parola è, in un certo senso, la continuazione, il proseguimento dello stesso mistero di morte e resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Sta dentro al mistero pasquale, sorge al cielo. Risorge e passa al cielo il Signore. In mezzo alla sua morte e risurrezione ci sono 40 giorni nei quali il Signore ha parlato intimamente con i suoi, parlandogli del regno dei cieli, del regno di Dio, del destino al quale tutti noi siamo chiamati. E questo è l'argomento del quale il Signore nell'intimità ha parlato con i suoi discepoli. Le istruzioni che ha dato ai suoi discepoli vertevano soprattutto sul regno di Dio, dice la Scrittura, il regno di Dio, che inizia qui, che è già qui, dice il Signore quando predica il Vangelo. Il regno di Dio è dentro di voi. Quando invia i discepoli, gli apostoli ad annunciare il Vangelo, dice: andate e annunciate che il regno di Dio è vicino. Convertitevi, così inizia il Vangelo. Convertitevi, ascoltate il Vangelo perché il regno di Dio è vicino. Cioè cambiate vita, cambiate mentalità, cambiate strada, lasciatevi riconciliare con Dio perché il regno è qui, è alle porte. Cioè è alle porte la terra promessa, è alle porte il nostro destino. Questo gli sta dicendo questa festa. È alle porte il tuo destino. Ricordate quando il popolo di Dio, il popolo di Israele, dopo 40 anni nel deserto, 40 anni nel deserto, 40 giorni del Signore con i suoi apostoli, arriva davanti alla terra promessa. Mosè, per aver dubitato dell'amore di Dio, non entra nella terra promessa fisicamente, non entra nella terra promessa nessuno di quelli che erano adulti quando sono usciti dall'Egitto. Entreranno i loro figli, i piccolini, quelli che erano piccolini, la generazione seguente, o quelli addirittura che erano nel seno delle loro madri. Segno di un rinnovamento, segno di una conversione, cioè di un popolo nuovo, purificato da 40 anni nel deserto. Noi abbiamo avuto una purificazione di 40 giorni della Quaresima, segno della vita terrena, segno di tante prove che noi viviamo.
di tanti digiuni che siamo chiamati a fare, della sofferenza, della croce, anche 40 giorni del Signore con i suoi apostoli, un'altra purificazione. Dice, voi che siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, pensate alle cose di lassù, non alle cose della terra. E dice San Paolo, date morte, mortificate quello che di voi appartiene ancora alla terra, cupidigie, concupiscenze, menzogne, eccetera. Cioè questo tempo che il Signore ha vissuto con i suoi apostoli durante 40 giorni dopo la sua risurrezione, dopo la liberazione dalla morte, dall'Egitto della morte, sono un pochino anche queste immagini del tempo nel deserto, nel quale il Signore ha insegnato al suo popolo cosa ci fosse nel suo cuore. Ha rivelato cosa aveva nel cuore, che era duro di cuore, che non poteva seguire, non poteva obbedire, non poteva essere ciò per cui era stato chiamato. Dice, vi ho portati 40 anni nel deserto, non si è logorata la vostra veste, non siete morti di fame, ma avete imparato quello che c'era nel vostro cuore, cioè che non sapete seguire Dio. Ma contemporaneamente avete imparato che l'uomo non vive solo di pane, ma della parola che esce dalla bocca di Dio. È lo stesso che ha detto il Signore ai suoi discepoli, parlandogli del regno dei cieli, delle cose di lassù, ha detto: guardate, tutti mi avete tradito, avete imparato la lezione, avete imparato chi siete? Bene, adesso di fronte alla terra promessa, muore il Mosè, Gesù è il nuovo Mosè. Sapete che c'è una tradizione bellissima che parla di Mosè. Che è vero che non è entrato nella terra promessa per aver dubitato dell'amore di Dio, non per aver dubitato che Dio potesse dare l'acqua, come alcuni interpretano, no, ma perché lui dentro il suo cuore ha detto, ma veramente, per questo ha bussato due volte sulla roccia, dice, ma veramente puoi amare questo popolo così duro di testa, di cuore, che non ama, che non obbedisce? Per questo non ha potuto entrare nella terra, non ha potuto gustare sulla terra la promessa compiuta. Ma dice una tradizione rabbinica bellissima che momento della morte, Mosè è stato accolto dal Signore, da Dio, con un bacio. È venuto il Signore a prenderlo nel momento del suo trapasso e gli ha fatto gustare molto più della terra promessa. Gli ha fatto gustare la sua intimità, proprio nel momento del trapasso. Questo è bellissimo. Ed è un po' un'immagine anche di questa festa, di questa ascensione al cielo. Sapete, anche Elia è stato portato in cielo su un carro di fuoco e anche Elia, come Mosè, trasmette il suo potere, trasmette il suo carisma, trasmette la sua missione al suo discepolo. Mosè la trasmette a Giosuè. Elia, asceso al cielo, la trasmette a Eliseo, due terzi del suo spirito, no? E Eliseo continuerà a compiere segni e miracoli come il suo padre, dice, no? Il cocchio di Israele, Elia. Oggi volevo dire una parola su Giosuè, perché è una parola che parla a tutti noi. Il Signore dice a Giosuè: va bene, non piangere, Mosè. Tu sei stato chiamato, formato per introdurre il mio popolo nella terra promessa. E dice così: non avere paura. Non temere, perché io sarò con te sempre. Le stesse identiche parole che dice il Signore agli apostoli sul monte in Galilea, inviandoli ad annunciare il Vangelo tra le nazioni che non lo conoscono, tra le nazioni pagane. Andate, predicate il Vangelo, ammaestrate tutte le nazioni, insegnandole tutto quello che avete ascoltato da me, perché vivere la vita veramente è vivere la volontà di Dio in ogni dettaglio. Questa è la vita per ogni uomo, battezzandole nella Trinità, cioè immergendole nel mio amore. Non avete paura, non abbiate paura perché io sono con voi tutti i giorni. E la frase in greco è fortissima, perché dice io sono, ego eimi, che vuol dire è il nome divino nel Vangelo. Io sono, lo stesso nome rivelato allo stesso Mosè. Nel deserto, dal rovetto ardente, chi sei? Dammi il tuo nome, dimmi il tuo nome, dice, io sono colui che sono, io sono la vita, io sono l'amore, io sono incorruttibile, io sono come questo rovetto che non si brucia. Bene, io sono questo amore infinito, questa vita che non si esaurisce, questo amore più forte della morte, del peccato, è in voi, io sono con voi, cioè con voi io sono,
con voi, insieme con voi, nel vostro cammino sulla terra, io sono, io esisto, io sono Dio perché sto con voi. È meraviglioso. Per questo, sempre una tradizione meravigliosa ebraica, che parla delle nubi, le nubi sono importantissime, dice il Signore a tutti noi oggi, allo stesso modo che ha detto ai poveri apostoli che erano, dice, alcuni dubitavano, alcuni erano veramente lì che non sapevano cosa andava a come andava a finire questa storia. Immaginate, no? Come succede anche a noi. Siamo chiamati dal Signore, passiamo tante volte per la croce, lo rivediamo vivo, abbiamo fatto esperienza del suo perdono, della sua risurrezione, abbiamo gioito, siamo stati con lui e poi scompare. E poi tante promesse forse sembrano oggi per tanti noi non compiute o compiute a metà. Ma io mi sono fidato, ma che mi sono sbagliato? Ma che è successo? Perché? Dove sta? Dove sta il Signore? E guardiamo in cielo come questi apostoli, no? Dice oggi gli angeli, gli apostoli appaiono a noi oggi e dice: uomini di Galilea, uomini di Roma, di Brindisi, dove sia. Uomini, voi, perché state a guardare il cielo? Così, stupiti, così impauriti. Guardate che questo Gesù, che voi avete visto essere assunto in cielo, su una nube, tornerà e voi lo vedrete come, esattamente come è venuto. Questa è una parola fortissima, perché è esattamente il cuore di questa festa ed è esattamente il cuore della nostra vita, della missione della Chiesa. Sta parlando certamente della parusia, quando il Signore tornerà sulle nubi del cielo, all'ultimo nell'ultimo giorno, alla fine del mondo. Ma c'è qualcosa di più grande, perché dice voi lo vedrete. Lo dice a quegli apostoli lì, come lo dice a te e a me. Cioè nella mia vita io vedrò tornare il Signore sulle nubi del cielo. C'è questa tradizione, la nube del cielo, le nubi, quelle anche che hanno, no, condotto il popolo di Israele nel deserto. Le nubi sono, secondo i rabbini, immagine del settimo cielo, si dice anche in italiano, sono al settimo cielo, cioè sono proprio felice, 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 cioè più di questo non c'ho, non voglio, no? Sono felicissimo. Bene, il settimo cielo è l'immagine del regno, incorruttibile, del regno di Dio, del compimento, laddove sono nascosti tutti i tesori della grazia, della vita, della libertà, della felicità, della pienezza, della pace, dove sono le anime dei giusti. E soprattutto da questo settimo cielo Dio fa scendere sulla terra, dicono i rabbini, una rugiada di benedizione e di resurrezione. Una rugiada di resurrezione. Ecco, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Ma ogni potere non significa soltanto il potere umano, qualcosa che supera il potere umano. E cos'è che supera il potere umano? Qual è questo ogni potere? Il potere sulla morte, il potere sull'ineluttabile, sulle nostre sofferenze, sui nostri dubbi, il potere sulla nostra disillusione, sulla nostra disperazione, da dove il demonio sempre ci infila, da dove la cultura ci vorrebbe indurre a disperare di noi stessi, a disperare di quella situazione, di quel figlio, di quella malattia, di quel matrimonio, eccetera, sulla morte. Dal cielo, da questo cielo dove il Signore è entrato, perché dice che doveva entrare. È bene per voi che io vado al Padre, perché se non vado, non vi posso mandare questa rugiada di resurrezione, cioè lo Spirito Consolatore, lo Spirito che ti risuscita, risuscita te ogni giorno. Vedete come tutto si compie. Giosuè entra nella terra, il Signore sarà sempre con lui, anche come è stato con Mosè, e dal cielo accompagna Giosuè ad uccidere e a fare fuori e a ridurre a schiavitù e a sconfiggere le nazioni pagane che occupavano la terra promessa, per farvi entrare e piantarvi il popolo. Così, molto di più, Gesù Cristo, vivo, vivo, è in noi, vive in noi, attraverso lo Spirito Santo, attraverso questa presenza della rugiada di resurrezione, cioè attraverso il suo potere nella nostra vita di tutti i giorni. È lì che noi sperimentiamo Cristo. Non è che noi aspettiamo, dice, e questo è il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele, che è quello che vorremmo tutti noi, che si ricostituisca il nostro regno, i nostri progetti, quello che vorremmo da Dio. No, quello non è un problema tuo. Come e quando si farà? Io sto con te e io compio l'opera del Padre in te, che è la missione della Chiesa.
perché nel momento in cui questa rugiada di resurrezione ti resuscita, ti tira fuori dalla morte, ti fa perdonare quel fratello, ti fa perdonare tua moglie, ti fa aprire la vita e avere un altro figlio, ti fa entrare nella storia di ogni giorno, questo diventa una testimonianza per tutte le genti, per tutte le nazioni. È un insegnamento, un ammaestramento, perché tutti vedendo la Chiesa come vive, come vivono i figli di Dio, potranno interrogarsi e, come è già successo, per esempio nella Chiesa primitiva e ovunque, anche qui in Giappone, dice: noi vogliamo vivere come voi. Perché voi di fronte a questa morte siete in pace? Perché voi non esponete, non buttate via i vostri bambini? Perché voi, anche se siete poveri, pagate le tasse? Perché voi non adulterate, non abortite, non vi ubriacate, non seguite gli idoli di questo mondo e siete più felici di noi? Questo si compie in noi. Questo dice oggi il Signore a tutti noi. Non temere, perché sulle nubi del cielo, dice il Salmo, cavalca il Signore, e sull'Apocalisse, questa immagine è bellissima, che il Signore cavalca un cavallo bianco, e ha una spada, cioè questa è una lingua, la parola di Dio, che distrugge tutti i nemici. E dice che questo, il Signore, che cavalca sulle nubi, al suo apparire, dice il Salmo, tutti i nemici sono dispersi, sono fulminati, evaporano. Quello che è accaduto con Giosuè e quello che accade con noi quando evangelizziamo, quando entriamo nella volontà di Dio, quando annunciamo il Vangelo e quando offriamo la nostra vita, pensando alle cose, cioè guardando al cielo, pensando alle cose del cielo. Ed è bellissima questa immagine, perché nel cielo c'è il Signore che cavalca questa nube, lui vivo in cielo, è esattamente in corrispondenza di dove il Signore sta cavalcando sulla terra, compie in noi la stessa cavalcata sulla terra. Cioè lui scrive il cielo sulla terra attraverso i suoi apostoli, attraverso di noi. Lui ascende, andiamo noi con lui, ma siamo ancora qui sulla terra e cavalchiamo anche noi nella nostra vita, vedendo i nostri nemici distrutti. Il grido della Chiesa primitiva, più forte, che è il grido che è qui nella nostra Eucaristia, è Maranatà. La Chiesa primitiva aveva un desiderio profondo che il Signore tornasse. Questo Maranatà in aramaico vuol dire: vieni Signore, torna Signore. E questo gridavano nell'Eucaristia con una forza enorme, perché avevano nostalgia del Signore. Ma Maranatà, cambiando un pochino l'accento, può voler dire anche: il Signore è qui. Che è questo mistero del già e non ancora che festeggiamo oggi. Il Signore è in cielo, ma è qui e ci attende. In questo pellegrinaggio, in questa salita, in questa ascensione alla Gerusalemme celeste, al Tempio celeste, come il popolo che ascendeva al Tempio di Gerusalemme per le feste, per celebrare la Pasqua, eccetera, anche noi ascendiamo per la festa delle feste, la nostra vita celeste con il Signore per tutta la vita. E gridiamo, camminando ogni giorno, Maranatà, Signore, vieni, torna, torna oggi alla mia vita, perdonami, aiutami. Ma io, perché io so che tu già sei qui con me, accompagnandomi. Allora, nell'attesa di poterci tutti riconciliare riunire a lui per l'eternità, entriamo oggi con lui nella storia.